In questo documento ho trovato una vignetta interessante che mi ha distratto durante anche la conferenza. Una vignetta che dice sostanzialmente così: non sono italiani, non conoscono bene la nostra lingua, non sono nemmeno della nostra religione, ma cosa c'entrano con noi in parrocchia? E la risposta di questo giovanotto dice: ma più o meno quello che c'entra Gesù, che viene dalla Palestina, parla aramaico ed è ebreo. Ecco, noi ci dimentichiamo di questo. San Paolo ce lo ricorda: siamo tutti stranieri, tutti siamo qui di passaggio e tutti siamo stati incontrati da Cristo, che ci ha amati quanto non eravamo neanche amabili. E se qualche volta troviamo anche qualche lato, diciamo, di poca amabilità anche in questi, perché non conosciamo la cultura, non conosciamo le origini, non conosciamo niente, beh, direi che insomma dobbiamo fare un piccolo ma necessario sforzo per entrare in un rapporto di fraternità vera, perché siamo tutti figli dello stesso Padre. E se manchiamo su questo punto, non ha senso chiamarsi comunità cristiana. Ecco, vorrei concludere proprio con quell'episodio che tutti conosciamo del Samaritano. Il Samaritano che si è preso cura del malcapitato, e oggi tanti di questi nostri fratelli sono malcapitati, era uno straniero, però ha avuto un cuore profondamente cristiano. Forse era proprio questo il Samaritano di cui parlava Gesù. Il buon Samaritano è lui, e chiede a noi di fare altrettanto con questi fratelli nelle nostre comunità parrocchiali.